Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Andiamo avanti con il generatore a Fallout Story. Il mese scorso avevamo lasciato i nostri presunti eroi appesi a una fune sopra l'inferno. Questo mese vedremo come va avanti la situazione e parleremo di come manipolare gli incontri in modo di venire incontro alle esigenze del party in un paio di modi diversi. E ovviamente ci sarà anche un colpo di scena. Jack, percezione per te. Percezione, percezione, percezione. Ok. Buongiorno. Ho fatto un 14. Ti è andata veramente molto bene. Sopra gli armadietti che stai guardando adesso, qualcuno è palesemente stata staccata da una parete e appoggiata sopra gli armadietti. C'è una di quelle scatole da muro bianche con la croce rossa sopra, dove gli abitanti del vecchio mondo mettevano i medicinali. Però evidentemente è stata spostata lì sopra. Questo non è che si possa considerare proprio un tesoro nascosto, la difficoltà per trovarlo era ridicola, classe difficoltà 5, ma mettere oggetti sparsi in giro per le mappe aiuta a rafforzare nei giocatori il concetto di esplorazione dell'ambiente. Se i giocatori infatti associano il fatto che girando per tutti gli angoli del dungeon è possibile che salti fuori qualcosa che altrimenti non avrebbero trovato, questo farà in modo che siano più propensi ad andare in giro a esplorare. Più i giocatori cercano di esplorare, più possibilità ci sono che incappino in tutte quelle cose che voi avete preparato per fargli trovare. Quindi, più rafforzate nei vostri giocatori l'idea che più si esplora meglio è, meno sarà il materiale che voi avete preparato, ma che poi non entrerà in quest. Che sia chiaro, preparerete sempre più materiale di quello che effettivamente verrà usato, ma se c'è un modo per diminuire almeno di un minimo le possibilità che questo accada, è meglio. Allora direi quella se la tiene una di quelli che stanno più sulle retrovie tendenzialmente. Io c'è di Tipo steampunk, direi steampunk. onando al limite Jack, direi. Io l'adrenalina credo di averla già, sto controllando. Antibiotico, sniffo, stealthy boy. No, non ce l'ho. Pigli un'adrenalina allora. Due cose. La prima, qui i giocatori stanno correttamente discutendo tra di loro su come sia meglio dividersi gli oggetti tra parti. Questo lo dico per i giocatori. Avere il giusto oggetto, la giusta abilità, quello che è solo la prima metà del lavoro. L'altra metà è fare in modo che l'oggetto sia nelle mani di quello che lo potrà meglio usare poi durante la quest. Quindi questa discussione è molto utile per il party e ovviamente, essendo però una questione interna al party, il master per tutto questo tempo, se non interrogato su questioni di lore, sta zitto e non interviene. L'altra cosa, e questo capiterà anche più avanti, qua se vedete ho abbassato la schermata di Foundry, quindi avete potuto vedere il desktop del mio computer e io avevo una cartella con tutto il materiale della quest salvato in locale. Ora, questo teoricamente non dovrebbe servire perché nel nostro caso usavamo Foundry, tutto il materiale che dovevo mostrare ai giocatori era fondamentalmente lì sopra, tranne un paio di handout che gli ho passato tramite Telegram, quindi avere le cose rinnovate in locale non è indispensabile. Ma per esperienza personale posso dirvi che è capitato che è meglio avere molteplici copie della roba anche quando si gioca dal vivo, se c'è un oggetto particolarmente importante, un foglio particolarmente importante. È sempre meglio averne un'altra copia. In questa specifica quest non mi sono servite, ma in passato mi è successo che andassero perse delle cose effettivamente molto importanti per la quest, quindi io cerco sempre di averne almeno due copie.
lavorando tramite computer rimane più facile, perché una volta che uno ha creato un file basta copiarlo. Non è qualcosa di indispensabile, ma è un mio consiglio personale a voi master: copiate le cose utili. Dopo mi vado a picciare un attimino di terminale. Okay. Un secondo d'attesa. Vabbè, mentre io vado in attesa, tu puoi vederti il contenuto del terminale. Che a me non piace questa cosa di sensori laser, comunque. Nel terzo episodio, ve lo lascio qua su se non l'avete visto, avevo detto che quel terminale era stato inserito principalmente per far familiarizzare i giocatori con il concetto che i terminali contengono informazioni importanti, e era proprio questo il momento della quest per cui quella familiarizzazione serviva. In questo specifico caso l'informazione principale utile per i giocatori è quella che effettivamente il reattore del generatore è ancora attivo, cosa di cui loro sospettavano ma non avevano ancora avuto la conferma, quindi adesso sanno che effettivamente il tesoro c'è. Ma se poi vi prendete la briga di leggerlo come hanno fatto i giocatori, c'è una seconda informazione che non è detta in maniera esplicita ma è altrettanto utile, cioè le torrette sono state disattivate e qualche apparato è stato montato sul generatore. Questo è un'ulteriore riconferma del fatto che il dungeon è molto meno abbandonato di quello che apparentemente sia. Evidentemente c'è qualcun altro che è passato. Ma mentre voi state guardando le porte, torna un po' indietro, Jack. Ecco, bravo. Fate un tiro di percezione. Ah. Io sì. Classe di difficoltà 34. Quanto? Ma è inutile che lo faccio. Aspetta, forse posso riuscire. È proprio inutile. Perché no? Con spirito che proverò il tiro. No, ho fatto 24. Eh beh, ho fatto uno. Si casca delle orecchie. Meglio fare uno adesso. Mentre Jack sta ascoltando il suo gruppo heavy metal preferito in cuffia, sì. Indovinate chi è che è spesso come un ratrocer? Un segugio mutante? No, un ratrocer. Non sei ancora morto. Colpo di scena: gli scarafaggi sono effettivamente duri a morire quanto gli scarafaggi. Lo dico già nel filmato, ma effettivamente, tecnicamente, tutti e tre i rocer erano sopravvissuti, solo che due erano rimasti letteralmente a un paio di punti ferita, quindi ho eliminato i due add e curato 4 punti ferita al boss per rendere il combattimento più veloce e comunque per fare in modo che i giocatori vengano comunque ricompensati della loro idea. E effettivamente per i giocatori, per via di come funziona l'economia delle azioni del gioco, avere un singolo avversario forte è comunque un incontro molto più facile che contro tanti avversari scarsi. Un singolo avversario potrà comunque sempre solo fare un turno, 3 rocer avrebbero fatto 3 turni, quindi potenzialmente attaccato 3 volte e fatto danni 3 volte sullo stesso giocatore o su 3 giocatori diversi, rendendo poi più difficile curarsi. In questo modo la mossa dei giocatori è stata utile, ma io, avendo un mostro che i giocatori pensavano essere morto ma che in realtà non lo era, ho potuto reintrodurlo e darmi così un colpo di scena totalmente gratuito che si è naturalmente generato nel corso dell'azione. Questo è un altro di quei casi in cui dovete essere rapidi a reagire alle situazioni e cercare di portare sempre tutto a vantaggio della storia per renderla più emozionante e più interessante. Ok, cambio di programma, non si va da questa parte, ragazzi. Perché? Dove porta? Beh, ha un balcone con una bella vista. Ci dovrebbe stare un magazzino da qualche parte, quindi al di fuori c'è un'altra struttura, andiamo a vedere là. A questo punto l'unica è scendere. Scusa, ma non abbiamo provato ad aprire l'altro ascensore? Ho capito, ma se l'ascensore... Scusate, non sono per niente. Io mi ricordo. Per non ci sarà solamente l'ascensore, ci sarà anche un scale di servizio da qualche parte normale. Se non c'è, vuol dire che sotto non si scende. Io mi ricordo nell'ascensore che ho visto, quello che abbiamo distrutto, sì. Il pannello dei tasti, quanti piani aveva? 3. Poi in ogni caso abbiamo fatto la scenetta che l'ascensore cadeva di sotto, c'è il piano di sotto, no? Sì.
Qua voglio solo sottolineare come questa sia la classica situazione che i giocatori messi di fronte a qualcosa di troppo semplice vanno in confusione e rimangono bloccati. Vista da fuori magari la cosa può anche far ridere che i giocatori sono davanti a tre porte, ne aprono due e non capiscono che devono aprire la terza. Mentre si gioca con l'adrenalina e la confusione è comunque più difficile ragionare a mente fredda. Ma al di là di questo sappiate che è perfettamente normale, fateci l'abitudine, è molto più probabile che i vostri giocatori si incartino contro qualcosa che voi ritenete estremamente facile rispetto che effettivamente rimangano bloccati dal grande enigma che ci avete messo settimane per pensare. Per fortuna tu sei il ladro. Perché? Il master ti dice di fare una prova di percezione. Giusto, va bene, non ci ho per niente pensato. Sempre bello vedere come un 11 diventa un 26. Guardi, non ci sono trappole. E poi dici, non vi preoccupate, la raga è tutto libero, mentre tiri il filo da pesca innescando la trappola. Metti di percezione, perché me l'hai fatto fare? Perché potevi vederla se facevi CD30, che è la difficoltà della trappola. Ah. Al di là del momento di scarso professionismo da parte del personaggio di Don Lurido, questa trappola è qui come costante reminder del fatto che il dungeon non è disabitato. Questo è quello che viene indicata come la regola dei tre indizi, cioè se c'è un'informazione importante da dare al party, questa informazione deve essere data almeno tre volte. Nel nostro caso c'era una catena che chiudeva l'ingresso al dungeon all'inizio, che palesemente era nuova, c'era un computer che indicava che c'è stata una manomissione e il percorso era stato minato, quindi palesemente qualcuno sta difendendo la stanza. I giocatori hanno ricevuto tre volte la stessa informazione, fate attenzione, il dungeon non è abbandonato. Nel caso specifico di questa trappola, poi, in realtà era prevista nel corridoio iniziale, ma dato che i giocatori hanno poi voluto improvvisare quella cosa con l'ascensore e le granate, ne abbiamo parlato nell'episodio precedente, se dovete andarlo a rivedere, comunque ho preferito toglierla da lì, avrebbe semplicemente allungato i tempi e reso ancora più complessa la prova già complessa che i giocatori cercavano di fare, e l'ho semplicemente spostata su quest'altra porta. Io come master sapevo benissimo che sarebbe arrivato un altro momento in cui loro devono aprire la porta di un ascensore, mettere la trappola prima o mettere la trappola dopo non mi sarebbe cambiato niente, questo ha semplicemente facilitato la narrazione. Come vedete, in questo episodio abbiamo visto due modi diversi per cambiare un incontro da come era previsto per rendere la storia più interessante. Da una parte il boss che ritorna ancora vivo, dall'altra parte la trappola che viene semplicemente spostata per rendere la narrazione più fluida. Questi sono due casi in realtà che fanno parte di una casistica molto più grande su cui voi come master dovete fare attenzione. Però l'avventura dei nostri giocatori per questa settimana finisce qui, quindi finisce qui anche il nostro video di analisi. Probabilmente il prossimo video di Fallout tornerà molto più a breve di quello che vi aspettate, perché sto lavorando su un altro progetto, quindi non voglio che si accavallino troppe robe. Fino ad allora comunque la parola sta a voi, scrivetemi qui sotto nei commenti come voi avreste gestito la situazione o come voi gestite situazioni del genere, cosa secondo voi sta per succedere. Se volete potete anche unirvi al canale Telegram o al gruppo Discord dove c'è la community che già parla tra di loro. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video.